Teti era una delle 50 ninfe del mare, figlie di Nereo, vecchio profetico, dotato del potere della metamorfosi, il cui dominio era soprattutto il mare Egeo, e di Doride, una ninfa oceanina. Teti, che era la più bella delle 50 sorelle, ebbe come il padre il dono della metamorfosi e poteva trasformarsi in ciò che desiderava. La sua bellezza attrasse sia Zeus che Poseidone, che desiderarono farne la loro sposa. Accadde però che la titanessa Temis predisse che la ninfa Teti avrebbe dato alla luce un figlio che sarebbe divenuto più potente del padre. Venuta a conoscenza della profezia, Climene, madre di Prometeo, confidò il segreto a suo figlio. Allora Prometeo, per ottenere da Zeus la liberazione dalla roccia su cui era incatenato per aver donato il fuoco agli uomini, rivelò al padre degli dei il pericolo che si nascondeva in queste nozze. A quel punto, sia Zeus che Poseidone rinunciarono alla bellissima ninfa, che fu destinata a un mortale, Peleo, re di Ftia. L'uomo accettò di buon grado quel prestigioso matrimonio, ma doveva superare la ritrosia alle nozze con lui della giovane e bellissima ninfa. Consigliato dal centauro Chirone, Peleo si nascose vicino a una grotta dove Teti veniva a riposare. Poco dopo la ninfa giunse dal mare a cavallo di un delfino e l'uomo rimase folgorato dalla sua bellezza. La dea si addormentò nuda in riva al mare a ridosso della sua grotta e Peleo uscì dal suo nascondiglio per coglierla di sorpresa. Peleo, una volta che eri lì, sprofondata nel sonno, ti sorprende e siccome recalcitri alle sue istanze, fa tanto di usarti violenza, aggrappandosi con ambo le braccia al tuo collo, che se, ricorrendo alle solite tecniche, tu 100 volte non ti fossi cambiata di forma, avrebbe ottenuto lo scopo. Ma se tu diventavi un volatile, Peleo strizzava il volatile. Eri un albero grosso, lui si incollava all'albero grosso. La terza forma fu quella di una tigre pezzata. Sgomento, questa volta il figlio di Eaco ti toglie le mani di dosso. Allora Peleo chiese aiuto agli dei e gli fu consigliato da Proteo, che era emerso dal mare, di legarla strettamente con delle corde e poi porsi sopra di lei, attendendo. La ninfa, che non voleva assolutamente unirsi con Peleo, tentò nuovamente la sua trasmutazione e cercò di divincolarsi e fuggire, ma inutilmente. Compreso che Peleo aveva dalla sua parte l'aiuto degli dei, fu costretta ad accettare quelle nozze. Il matrimonio venne celebrato solennemente sul monte di Peleo davanti alla grotta di Chirone e gli dei dell'Olimpo presero parte al banchetto nuziale. Per le nozze, Chirone donò a Peleo una lancia con la virtù di guarire coloro che ne fossero prima stati feriti. Poseidone i cavalli immortali Balio e Xanto, che avevano il dono della parola. Dioniso un vaso d'oro usato per raccogliere il vino da lui inventato. Afrodite una cintura capace di rendere irresistibile qualunque donna. Eris, dea della discordia, fu l'unica a non essere invitata. La dea, furiosa per l'affronto,
fece rotolare tra i commensali una mela d'oro presa nel giardino delle Esperidi e che donava l'immortalità, in cui vi era incisa la scritta «Alla più bella». Era, Atena e Afrodite iniziarono allora a discutere animatamente per ricevere il frutto. Fu chiamato a giudice Zeus, che però preferì astenersi per evitare le ire delle due dee che avrebbero perso la competizione di bellezza. Il padre degli dei affidò il giudizio a un umano, il pastore Paride, che era a sua insaputa un principe troiano, fratello di Ettore, in quanto ritenuto giusto nel giudicare. Giunone gli promise, se avesse deciso in suo favore, che avrebbe regnato sul mondo intero e sarebbe stato il più ricco di tutti. Minerva gli promise, se fosse uscita vittoriosa, di farlo diventare il più valoroso tra i mortali, oltre che abile in ogni arte. Venere invece promise di dargli in moglie Elena, figlia di Tindaro, la più bella fra tutte le donne. Paride preferì quest'ultimo dono ai precedenti e dichiarò che Venere era la più bella. Per questo motivo Giunone e Minerva divennero nemiche dei troiani. Quindi, durante le nozze di Teti e Peleo, ci fu l'episodio scatenante della guerra di Ilio. Teti raccolse e nascose con sé per 9 anni Efesto, fatto precipitare da Zeus dall'alto dell'Olimpo e azzoppato per essere intervenuto in favore di Era durante una disputa coniugale. Quando Era cercò di ribellarsi a Zeus e di legarlo al letto con corde di cuoio, Teti si recò nel Tartaro e chiamò in aiuto il gigante Briareo, che sciolse tutti i nodi e liberò il suo padrone. Insieme alle Nereidi guidò gli Argonauti durante la traversata delle infocate rocce Simplegadi. Dall'unione di Teti con Peleo nacquero 7 figli, il più giovane dei quali fu Achille. Secondo una versione del mito, 6 di questi non riuscirono a sopravvivere, in quanto la madre, per cercare di donare loro l'immortalità, li bruciava sul fuoco per poi ricoprire il loro corpo di ambrosia. Con Achille il tentativo riuscì solo in parte, in quanto la ninfa aveva quasi terminato con successo il rito quando Peleo, temendo di perdere anche questo ultimo figlio, riuscì a strapparle Achille dalle braccia. La madre aveva reso immortale il suo corpo, salvo il tallone. L'osso del piede, ustionato, non fu sottoposto all'ultima parte del rito magico, l'aspersione di ambrosia. Teti, adirata, abbandonò Peleo e tornò a vivere nel mare con le sorelle Nereidi. Peleo, rimasto solo con il neonato che aveva il tallone ustionato, chiese al centauro Chirone, abile nell'arte della medicina, di sostituire l'osso bruciato con un altro preso dallo scheletro dissotterrato del gigante Damiso, che era stato in vita velocissimo. Da allora Achille fu chiamato Pie Veloce. Una versione del mito ritiene invece che Teti avesse immerso il figlio nello Stige per renderlo immortale, tenendolo per un tallone, che rimase l'unico punto vulnerabile, tanto da trasformarsi in un punto vitale del semidio. Teti fu madre piena di cure per il figlio Achille, lo seguì costantemente nella crescita, anche se da lontano, e nella vita, sempre pronta a proteggerlo, sostenerlo e consolarlo. Quando aveva 9 anni, l'indovino Calcante profetizzò che la rocca di Ilio non sarebbe caduta senza la partecipazione di Achille, e allora sua madre tentò in tutti i modi di tenere il figlio lontano dai pericoli della guerra, arrivando persino a travestirlo da donna e a nasconderlo nell'isola di Sciro tra le figlie del re Licomede. Ulisse però riuscì a smascherarlo, fingendosi un mercante di gioielli e armi.
Mentre le ragazze si interessarono ai primi, Achille fu attratto dalle seconde e Ulisse, riconosciutolo, lo spinse a partecipare alla guerra. Una volta imbarcato per andare verso la guerra, Teti lo ammonì di non uccidere nessun figlio di Apollo, perché altrimenti sarebbe morto per mano del dio. Il giovane promise, però, vedendo Tenete che scagliava massi contro le navi greche, raggiunse la riva a nuoto e lo uccise trapassandogli il cuore. Solo troppo tardi capì che aveva fatto ciò che la madre gli aveva consigliato di evitare e seppe che il suo destino era segnato. Infatti sarà proprio Apollo a dirigere la freccia letale di Paride nel suo tallone. Durante la guerra spesso Teti accorse a consolare e ad aiutare il figlio. Lo aiutò quando Achille era irato con Agamennone che gli aveva sottratto la schiava Briseide, implorando Zeus di far volgere le sorti della guerra in favore dei troiani, così che i comandanti greci fossero costretti a pregare Achille di tornare a combattere. Dopo la morte di Patroclo lo confortò per la perdita e, dopo aver tentato inutilmente di dissuaderlo dal combattere, gli portò una nuova armatura forgiata da Efesto al posto delle armi sottratte da Ettore. Quando Achille venne ucciso da Paride, la cui freccia fu guidata da Apollo, Teti e le Nereidi piansero la sua morte, mentre le Muse intonarono un lamento che durò 17 giorni e 17 notti. Le sue ossa furono conservate, insieme al vino e all'unguento funebre, nel vaso d'oro che sua madre aveva ricevuto come dono di nozze da Dioniso. Anche questo mito è la rappresentazione narrativa di una serie di simboli e allegorie. Nereo è simbolo del mare, dalle mille forme, che tutto comprende, tutto lambisce, che ha in sé il sale, il sapere. Temis è la personificazione dell'ordine divino, l'equità, la giustizia, la legge naturale. La sua profezia è simbolo dell'avvicendarsi al dominio del mondo di esponenti di diverse generazioni, di diversi regimi, filosofie, di ere differenti, in cui ciò che è nuovo sovrasta e mette da parte ciò che è vecchio, ma ciò che è vecchio non intende cedere il passo. Le ninfe sono simboli delle forze naturali e vengono rappresentate come fanciulle vergini. Teti è la forza della natura che viene, almeno temporaneamente, soggiogata dall'uomo. L'uomo crede di poter disporre delle forze naturali come preferisce, ma la natura segue leggi differenti da quelle umane, elimina i figli non abbastanza forti, seleziona i migliori e poi si libera dalle briglie umane incapaci di dominarla totalmente. È capace di metamorfosi in quanto simboleggia tutte le forme naturali, viventi e non viventi, che Peleo, simbolo e sineddoche dell'umanità, intende sottomettere. Briareo, gigante dalle 100 braccia, è simbolo degli innumerevoli modi che usa la natura per ottenere i suoi scopi di generazione, crescita, rinnovamento, ma anche di stabilità. Zeus, padre degli dei, è simbolo di ordine costituito, di armonia, a cui la natura si adegua e che rispetta. Paride è icona di giudice giusto, ma anche simbolo di come sia corruttibile l'animo umano. La lusinga più forte, anche per un buon giudice, risulta essere la concupiscenza, più che il potere, la ricchezza e la competenza in ogni cosa. La mela d'oro è simbolo di una faccenda di poco conto che può generare enormi e distruttive conseguenze. Achille è il simbolo dell'ineluttabilità della sorte umana. Anche un eroe giovane, bellissimo, semidivino, aiutato dagli dei, soccombe al fato. Anche il migliore degli uomini ha sempre un punto debole, un tallone d'Achille. Il mito
mito del tallone debole lo si ritrova anche nel libro di Daniele nella Bibbia, a proposito del sogno del re Nabucodonosor che vide una statua enorme di straordinario splendore, con la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di creta. Una pietra si staccò dal monte e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò, facendo crollare l'intera statua, simbolo dell'impero babilonese che stava per frantumarsi. Achille, figlio della natura, ama la fisicità, lo scontro, la competizione, non si cura della creatività e uccide un figlio di Apollo, simbolo dell'arte. Tale offesa non rimane impunita. La forza fisica viene atterrata dalla mano guidata dall'arte, che sa dove colpire, perché ben conosce i limiti dell'umanità.